Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nel 2002 debutta come attrice televisiva nel mondo della serie televisiva con la squadra su Rai 3. Nel 2003 approda nella soap opera partenopea Un posto al sole in onda sempre su Rai 3 Decalitri lunedì al venerdì. Nello stesso anno conduce sulla 7 il magazine La Vetrina e lo speciale di Rai 2 L'Italia dei Porti. Il 2004 è anche l'anno del cinema e del teatro. Partecipa infatti al film dei fratelli Vanzina Le Barzellette e recita in Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello. E poi ancora fiction con Diritto di difesa, Rai 2, e Carabinieri 3, Canale 5. Nell'estate 2004 ha preso parte al programma di Rai 2 Futura City, trasmissione sull'attualità e le nuove tecnologie. Nel settembre del 2004 debutta come conduttrice televisiva del programma Uno Mattina. Viene confermata nella conduzione del programma fino alla stagione televisiva. Ella ha dichiarato in una lunga intervista da Serena Bortone: «Mi passano la pipa, io la fumo, e c'era l'oppio, il babbo dell'eroina. Ho dormito meravigliosamente. Pensavo di aver trovato una medicina. Io ero disciplinata nell'uccidermi, non volevo più vivere. Se ci ripenso sì che piango. La consideravo una medicina che sospende dalla vita», ha aggiunto, come ci si sente nel prendere sostanze stupefacenti. «Le prime volte che la prendi provi un senso glorioso di rilassamento. Vomiti l'anima, ma non ti accorgi. Era mostruoso. L'eroina ti porta a contemplare la passione per nulla. La prima cosa hai freddissimo, ma nel frattempo sudi e hai ancora più freddo. Poi tutti i muscoli del corpo cominciano a scattare. L'eroina non è sballo. È morte e i ragazzi andrebbero tutti aiuti. La sola maniera di smettere è cambiare. L'eroina è più droga delle altre. Non ci cascate, ragazzi. Imparate a volervi bene».